Delle ulcere vascolari si parla poco, nonostante siano ferite che colpiscono una fascia di popolazione sempre maggiore. Sono ferite difficili, dovute alla cattiva circolazione del sangue, che affliggono soprattutto gli anziani. Lesioni della pelle invasive, destabilizzanti per il malato e per la sua famiglia. Si formano col ristagno del sangue nelle vene degli arti inferiori, si gonfiano piedi e caviglie, la pelle si infetta e si aprono ferite che guariscono difficilmente. Sono forti i dolori per chi ne soffre, i malati fanno fatica a camminare e perfino a rimanere in piedi in qualche caso. Per curare le ferite difficili è partito il progetto presentato al convegno scientifico che si è tenuto a Montegranaro. Tema del convegno: ulcera vascolare e ferite difficili. Incontro che ha messo a fuoco l'importanza di affiancare all'approccio ambulatoriale quello domiciliare, evidenziando il ruolo della famiglia e delle figure professionali nella cura. Daniele Travaglini, responsabile del reparto di chirurgia vascolare e angiologia della Casa di Cura Villaverde di Fermo, è il relatore del convegno. In questi anni ci siamo dedicati alle ulcere difficili, alle ferite che non guarivano, per cui abbiamo fatto un nostro percorso medico-scientifico accurato nel territorio. Quello che i nostri ragazzi, i nostri infermieri hanno fatto costantemente è stato quello di avere una grossa partecipazione con le famiglie dei nostri pazienti, perché per ridurre il numero delle medicazioni effettuavano delle consulenze, spiegavano un po' al paziente insieme ai medici del reparto, cioè guarda che se ha dolore può darsi che sia infettata, allora vieni subito, se sta bene puoi aspettare 2 giorni in più, e c'era stata questa collaborazione. Poi da un progetto della Società Italiana di Flebologia, che è la più antica delle società scientifiche italiane, da un rapporto con il Rotary, che è nato tramite la presenza della mia figura, che è rotariana, e quindi in questo periodo abbiamo fatto un progetto, un programma, soprattutto con il Rotary e soprattutto con la Società Italiana di Flebologia, che durerà 3 anni. Allora, noi una volta al mese per 8 mesi andremo in uno studio del nostro territorio attrezzato per queste medicazioni e coinvolgeremo, inviteremo le famiglie dei nostri pazienti e avranno delle delucidazioni, avranno dei consigli. Speriamo di poter fare un sito su cui i familiari possono scrivere, possono mandare delle diapositive. Anche adesso i pazienti più difficili noi siamo in grado un pochino di dare qualche consiglio tramite delle fotografie fatte con il telefonino o con la macchina fotografica. Quindi da questo impegno è venuto fuori un qualcosa che si sta concretizzando. Il convegno è patrocinato dal Rotary Club di Fermo, dal Comune di Montegranaro, dall'Università di Camerino, l'Ordine dei Medici di Fermo, l'Unione per la Difesa dei Consumatori, l'ASUR, la Società Italiana di Flebologia, l'Associazione Flebopatici di Villaverde, la Croce Rossa. Da Montegranaro parte un percorso a tappe che coinvolge altre località della provincia di Fermo e che mira a risolvere il problema. Problema sempre più diffuso tra la popolazione delle ulcere vascolari. In mezzo vuol dire diffusione medica e vuol dire che con questo progetto si intende diffondere la capacità di intervento sulle ferite difficili, le ulcere, nel territorio, con strutture specializzate ambulatoriali, quindi diffuse nel territorio, e anche addirittura in formare nell'interno delle famiglie chi può intervenire sull'anziano o sul malato. E questo alleggerirà ovviamente il carico degli ospedali, che oggi è diventato notevole, e anche in termini di costi per l'organizzazione della sanità è sempre un costo che anno per anno cresce, si allunga la vita, questo tipo di malattie aumentano e quindi è importante questo progetto. Noi come Rotary abbiamo pensato di appoggiare in pieno questa iniziativa, questa idea progettuale del nostro past president Daniele Travaglini,
condividendolo con il presidente attuale Alberto Valentini e il futuro presidente Giuseppe Amici, quindi ci teniamo a che questo progetto abbia successo, nell'arco di 3 anni possa diffondersi e consolidarsi nel territorio e creare quindi queste strutture di intervento che ambulatorialmente possono aiutare alleggerire gli ospedali, ridurre le code negli ospedali principali, quindi da Amandola ad esempio arrivano a Fermo, è impensabile che il carico per le famiglie, il disagio per gli anziani, e quindi questo sarà un notevole passaggio verso una risposta ai bisogni sociali del territorio, e il Rotary non può che essere sensibile e quindi appoggiare questa iniziativa. Il professor Alberto Cresci dell'Università di Camerino relaziona sui probiotici come possibili coadiuvanti nel trattamento delle ferite difficili, ma ci spiega nello specifico questa collaborazione che invece c'è anche con la Società Italiana di Flebologia di Villaverde e anche con il Rotary, e che porta ad economicizzare per le famiglie che hanno malati di, le chiamano loro, ferite difficili, in un certo qual modo possiamo dire ulcere vascolari. Questo percorso, questo progetto nasce dal fatto che io sono anche il presidente di una società di spin-off accademico, la Symbiotech, che produce, brevetta probiotici per diversi utilizzi, come nutraceutici, come alimenti funzionali. A contatto con questa realtà di flebologia abbiamo pensato di sfruttare i probiotici che ne hanno la capacità per favorire la guarigione di queste ferite difficili, contrastando i batteri patogeni che normalmente inquinano queste ferite, ritardandone la guarigione. E quindi da questo è partita l'idea di un grosso progetto, un bellissimo progetto a mio avviso, che mira a studiare prima in vitro, poi in vivo, l'utilizzo di probiotici specifici su particolari microrganismi che normalmente infettano queste ferite. Per far questo siamo partiti bandendo un concorso, per dottorato di ricerca, concorso che è finanziato dalla Regione Marche, dall'Università del Camerino e dalla Symbiotech come azienda. Questo progetto prevede che diverse competenze collaborino insieme per sviluppare questo progetto, come dicevo prima, lavorando prima in vitro, che già abbiamo fatto abbastanza, e poi in vivo, e quindi dobbiamo collaborare con la società, con dei docenti universitari che studiano questo, dei farmacisti. Questo ovviamente è un progetto che darà grossi risultati, se tutto funziona bene, risultati anche economici da parte del Servizio Sanitario Nazionale, da parte delle famiglie che economizzeranno nelle cure e poi nel beneficio del paziente, che probabilmente trarrà vantaggio di tutto questo. Presenti al convegno di Monte Granaro Emilia Zarrilli, prefetto di Fermo, Licio Livini, direttore dell'ASUR di Fermo, e Antonio Romani, amministratore della Casa di Cura Villa Verde di Fermo. Sì, in effetti è una patologia molto ricorrente in questi periodi, specialmente per il fatto che la popolazione sta, invecchiando, e quindi anche la patologia del diabete influisce nel formare queste ferite così un po' gravi e un pochettino gravi, pesanti da curare. E noi ci siamo dedicati in questi ultimi anni a questo tipo di problematica, e quindi curiamo veramente tantissime persone e speriamo di essere un pochettino utili alla collettività. Lei consideri che il diabete, che in qualche modo influisce su queste, provoca questo tipo di ferite, quasi raddoppierata qua a 10 anni sulla popolazione, per cui sarà sicuramente un discorso da tenere in considerazione, e il sistema sanitario nazionale si troverà veramente in difficoltà nell'assicurare l'assistenza a questo tipo di persone, insomma. Tra i relatori del convegno c'erano gli esperti della Casa di Cura Villa Verde di Fermo, che hanno portato la loro esperienza sulla prevenzione e la cura dell'ulcera vascolare, come abbiamo visto, malattia di notevole impatto sociale e umano. Il mio percorso inizia molti anni fa, con quello che chiaramente è un'analisi molto approfondito sull'argomento fisiologico
psicologico, su quello che chiaramente sono temi che servono per ricreare quello che è una forte riabilitazione nel mondo delle ferite difficili. Quindi il mondo vascolare, il mondo delle ferite, il mondo dell'angiologia per noi è un elemento, un indirizzo primario, perché praticamente fa parte del nostro percorso che ormai portiamo avanti da 15 anni. Abbiamo praticamente cercato di portare fuori non soltanto delle macchine, ma abbiamo costruito dei mezzi che ci permettono di poter risolvere, quindi ci siamo occupati di fisiologia, ci siamo occupati di quello che chiaramente è dinamica dei flussi venosi e quindi cominciamo a presentare sempre di più i nostri strumenti, ma soprattutto costruiamo sempre di più forti collaborazioni con il mondo dell'angiologia e della flebologia. Il nostro obiettivo è quello di risolvere riabilitando queste ferite difficili, quindi dare sollievo è il nostro argomento primario. E forse diciamo all'interno di, appunto come ha detto lei, dei comuni che fanno parte dell'attuale comunità montana, che in questa fase stiamo attraversando dei momenti molto difficili legati ovviamente all'attività amministrativa, ma molto difficili legati proprio alle risposte che un sindaco dovrebbe dare a un territorio, tra cui non ultima sicuramente sono le problematiche e le esigenze in termini di politiche socio-sanitarie. In questo caso il convegno ovviamente si riferisce a politiche sanitarie, politiche che ovviamente in un territorio come quello montano, dove anche l'età media dei cittadini è molto alta, ovviamente è una problematica molto ricorrente. E il fatto di vivere comunque sia in un territorio che di fatto non è servito da un'ottima viabilità e tantomeno da un ottimo trasporto pubblico locale, chiaramente questo va ad amplificare un po' quella che è la problematica che oggi verrà affrontata qui a Montegranaro. Durante il convegno si sono affrontate tutte le fasi relative alla cura delle ulcere vascolari, dal bendaggio in terapia alla riabilitazione vascolare, dai probiotici da utilizzare nel trattamento delle ferite alla detersione con la chirurgia, il laser, il bisturi ad acqua, l'idromassaggio con ozono, un passaggio sul ruolo importante delle calzature per mantenere sani i piedi. Si sono analizzati anche i ruoli dell'infermiere professionale in ambulatorio, del cardiologo, del medico di base nella cura della malattia fino alla dieta, utile a prevenirla. Mi è stato chiesto da parte dell'amico Daniele Travaglini di parlare delle calzature legate alla salute del piede. Ecco, io chiaramente partendo dall'iniziativa Royal di Porto San Giorgio ho voluto proprio in questo territorio ricordare che a noi è arrivata quelle che sono la manualità di una volta, cioè la tradizione dei nostri maestri calzaturieri, i quali utilizzando materiali di qualità, materiali non sintetici che potevano creare patologie, costruivano quelle calzature, fabbricavano quelle calzature che un tempo venivano denominate pianelle o chiocchere e erano dei mocassini cuciti a mano utilizzando uno spago fatto di cotone con la pece e utilizzando le pelli di coniglio che venivano essiccate al sole e poi tinte con quelle tinte naturali che venivano dalle erbe e dalle piante, e poi utilizzando dei tacchi che erano comodi e che permettevano quindi una postura adatta per la persona, e quindi questo tutelava proprio le malattie che potevano venire dalla spina dorsale, quindi dalla circolazione e quant'altro. Ecco, ho voluto ricordare che questa tradizione si è tramutata ad oggi, è stata portata ai giorni nostri attraverso i giovani che hanno imparato quelle tecniche e le hanno portate ai giorni nostri. Quindi diciamo che il Made in Italy è un Made in Marche che passa attraverso queste lavorazioni e questi materiali che sono materiali sani.